questo campionato, cioè il girone C è completamente diverso. A mio modesto parere, a mio personale, ci sono cinque squadre che tenteranno dichiaratamente di vincere il campionato e hanno strutture, hanno pubblico, hanno società. Quindi ci sono anche le squadre, secondo me, di seconda fascia, ritenute di seconda fascia, che hanno delle qualità di almeno 7-8 giocatori molto importanti per squadra. Quindi un campionato veramente molto difficile, molto pesante da digerire anche per un discorso ambientale, cioè un conto è andare a giocare con tutto il rispetto a Imola e un conto è andare a Monopoli dove l'ambiente non è caldissimo ma comunque c'è già diverso, un conto è andare ad Avellino, un conto è andare a Catanzaro, un conto è andare a Catania, un conto è andare a Reggio Calabria, cioè è un campionato bellissimo, chiaramente molto difficile e competitivo. Per più cose, per un discorso sicuramente tecnico, un discorso tattico, un discorso ambientale, dove non è che succedono grandi cose, però non è che la squadra subisce gol dal pubblico, però nei momenti di difficoltà o comunque nei momenti di un tiro in porta che sorvola la traversa di 5 metri, ecco che l'ambiente si scalda, sono 7, 8 mila, 10 mila spettatori che comunque ti spingono, ti aiutano e questo naturalmente si sa che è un grande vantaggio per chi gioca in casa. Ma per come siamo partiti noi non possiamo essere considerati una squadra che sta nella prima fascia in questo momento. Il Teramo deve riuscire a provarsi a entrare tramite il lavoro, tramite la continuità e tramite, diciamo, la pazienza di aver costruito un puzzle di un certo tipo, un certo tipo di lavoro e soprattutto, secondo il mio punto di vista, la conoscenza reciproca di tutti quanti i giocatori che in questo momento è ancora, diciamo, non ottimale, però, ripeto, il Teramo deve provare in tutte le maniere a fare il massimo ogni partita e poi alla fine tiriamo i conti, facciamo il totale di tutti quanti gli ingredienti e vediamo dove arriviamo. Però, secondo me, la cosa più importante è creare una base importante su cui lavorare, secondo me. Questa è la cosa più importante per dare continuità.